È cominciata la seconda settimana mondiale per la sicurezza stradale voluta dalle Nazioni Unite ed il Comune di Napoli ha organizzato un seminario per presentare i dati e le tendenze in città, oltre ai progetti e alle campagne in corso per la prevenzione ed il controllo dell'incidentalità. Ed è stata anche l'occasione per firmare un protocollo d'intesa con l'ACI, nel quale sono previste forme di collaborazione per perseguire la mobilità responsabile, con particolare riguardo alla sicurezza stradale. Il diritto alla vita ed il diritto alla mobilità, che è sancito dalla Costituzione, ci dà il concetto della mobilità responsabile. La prima modalità dei trasporti è la pedonalità, quindi noi dobbiamo difendere i pedoni che circolano sulla strada e soprattutto quelli che sulle strisce pedonali vengono ancora oggi letteralmente ammazzati. E dall'analisi degli ultimi dati sugli incidenti a Napoli dal 2009 al 2012 emerge una tendenza in forte calo ed in linea con i risultati nazionali, che premia anche gli sforzi di tutti gli attori coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione. 2009 al 2012 c'è una riduzione costante di morti e feriti sulle strade di Napoli, in tendenza anche col dato nazionale. Non dimentichiamo che in Italia e in Europa c'è un piano di azione per la sicurezza stradale che dice che al 2020 dobbiamo dimezzare ulteriormente il numero di morti e noi piano piano, anche Napoli, si sta avvicinando a questo obiettivo. Una mobilità responsabile e soprattutto al centro del protocollo i pedoni. Quindi non le cose ma gli esseri umani, cercare di garantire ai pedoni una circolazione migliore anche con mobilità alternative come la bicicletta, il trasporto pubblico, quindi un appello anche alla regione, in particolare al governo, di non far mancare le risorse sul trasporto pubblico che ultimamente per la verità le hanno ridotte non poco e questo non è positivo se si vuole puntare a una mobilità responsabile. Poi anche la prevenzione in termini di salute, perché con una mobilità diversa si può garantire la migliore salute dei nostri cittadini.